Grazie Sergio Gadda, ci ritroviamo più tardi naturalmente. Noi come sempre ogni giorno ospitiamo un direttore di quotidiano, di settimanale. Quest'oggi con piacere torna con noi il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Buongiorno e grazie per aver accettato l'invito. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno Cerasa. Allora, oggi l'editoriale di Cerasa, il fondo che apre la prima pagina del Foglio, andrebbe fotocopiato e fatto leggere a tutti. È brillantissimo e scrive questo: Giuseppe Conte, che per fortuna dell'Italia non è una Virginia Raggi, ha ancora la possibilità di rompere a poco le catene del commissariamento populista, ma per farlo dovrà prendere una decisione importante: se andare in Europa per rappresentare l'interesse nazionale o se girare per l'Europa solo per rappresentare l'interesse populista. Secondo te, Cerasa, questa scelta avrà, diciamo, il coraggio di prenderla o si barcamenerà? Io francamente ancora non lo so, è l'interrogativo che mi pongo anche oggi, ma ho una paura sincera che è legata anche alle mostre che l'Italia ha fatto in questi giorni sui migranti, perché la voce grossa di Salvini e la strategia del rompere gli attuali equilibri per imporne dei nuovi, mi sembra che faccia, che cominciano a fare i conti con la realtà. La realtà è questa, che gli alleati scelti in Europa dall'Italia per migliorare le condizioni dell'Italia sono quelli che vogliono peggiorare le condizioni dell'Italia, e se tu scegli alleati sbagliati in Europa per migliorare le condizioni dell'Italia e quindi avere più solidarietà, migliori quote, una migliore ripartizione dei migranti e dei profughi, alla fine rischi di trasformare l'Italia in un imbuto e in un campo profughi davvero. Direttore, una domanda su quale sia il governo in questo momento in carica. Mi spiego. Abbiamo i fuochi d'artificio di Salvini, i fuochini d'artificio di Di Maio, che per esempio ieri ha scelto le domeniche e i negozi aperti. Poi abbiamo però, perdonatemi, le parole di Tria, le parole di Moavero Milanesi. Sembra un altro governo e non è un dettaglio, perché parliamo del ministro dell'economia, cioè quello che poi va a fare le trattative vere in Europa sui conti, e il ministro degli esteri. Insisto, non sembrano dettagli. Non sono assolutamente dettagli, ed è esattamente questo il punto, che potrebbe portare a due tipi di conseguenze diverse: o far durare questo governo per 5 anni o farlo durare per 5 mesi. In che senso? Le due fratture che esistono all'interno della linea del governo sono queste: sono la linea del contratto firmato da Lega e 5 Stelle, un contratto da oltre 100 miliardi senza coperture, e la linea invece di Mattarella che si va ad estendere fino al ministro dell'economia Tria e al ministro degli esteri Moavero. Lì le questioni sono queste: la seconda fascia, il fronte più legato a Mattarella, sta cercando di far capire che il contratto di governo in realtà lo si può mantenere soltanto laddove c'è un populismo a costo zero. E quindi è per questo che noi in questi giorni stiamo sentendo, secondo me, moltissime esternazioni su questioni a costo zero, che portano magari dei riscontri in termini dei sondaggi, ma in realtà questa, la voce grossa la stiamo sentendo perché a poco tutti si stanno rendendo conto che l'unico modo per essere credibile che ha l'Italia oggi è quello di non mantenere le più importanti promesse di governo. E concludo: se tu fai un contratto da 100 miliardi di euro senza spiegare quali sono le coperture e senza prevedere neanche delle nuove entrate, tu puoi anche non mettere un anti-euro come ministro dell'economia, ma mantenere quel contratto significa semplicemente costruire un progetto per rompere l'euro, perché se tu fai un contratto a 100 miliardi senza coperture, l'unico modo per poter coprire quel contratto è uscire dall'euro. Allora, direttore, parlate spesso anche sul Foglio di Casaleggio, nello specifico oggi insomma parlate di una seconda sede. È un po' una questione di occulti obiettivi ambiziosi di questa lobby, bisognerebbe provare a capire in che senso vorrebbe crescere questa Casaleggio. Sì, io non direi occulti, direi che che è un caso straordinario di che cosa significa davvero la democrazia diretta. Per anni ci hanno insegnato e ci hanno provato a convincere del fatto che la democrazia diretta, rappresentata da tutta quanta l'architettura messa in campo da Casaleggio & Company e da Di Maio e da Grillo e tutti gli altri, fosse una pura forma di evoluzione della democrazia grazie alla quale tutti possono contare come gli altri e dove i politici sono soltanto portavoce del popolo. Ecco, mi sembra che il modello che sta portando avanti tutta la
la squadra di Casaleggio, Di Maio, Grillo e compagni, in realtà dimostra che la democrazia diretta si chiama così perché è diretta da qualcuno, e quel qualcuno che la dirige poi naturalmente può sfruttare questa democrazia anche per fare i suoi interessi. La stessa democrazia diretta che sul sito ovviamente di Grillo qualche anno fa, perché ancora lo gestiva lui, si scelse la figura di Virginia Raggi come candidata del Movimento 5 Stelle alla guida della città di Roma. Il resto è tutto un bla bla bla, sapete come è andata a finire, è diventata sindaco. Allora, oggi sul Foglio c'è una pagina, ma è un'inchiesta che va avanti da molti mesi, dal titolo Roma capoccia. Allora, fonti certe, grilline, intendo proprio vicine a Peppe Grillo, insomma, mi dicono che il fondatore vorrebbe il male minore, cioè ovvero che, insomma, far sì che la Raggi si dimettesse in modo tale di non protrarre, diciamo, questo stillicidio nei prossimi mesi, perché potrebbe mettere seriamente alla prova l'immagine del governo Conte. È così, Cerasa? Allora, io penso che ci sia questa intenzione non da oggi ma da tempo. Non penso che accadrà mai tutto questo, perché da una parte Virginia Raggi, diciamo, dopo questa esperienza politica, in politica non farà più altro, perché la stessa ha promesso che questo era il suo ultimo mandato, e allo stesso modo anche i consiglieri comunali, che dovrebbero essere quelli che potrebbero togliere la fiducia, non hanno alcun tipo di interesse a far cadere questa amministrazione, perché poi che succede, cosa faranno? Cioè, mi sta dicendo, scusi Cerasa, mi sta dicendo che sono attaccati alla poltrona come quelli che loro combattevano? Attaccati alla poltrona è un'espressione che non utilizzerei. Diciamo che hanno capito che questo è il loro ultimo giro e la loro ultima possibilità di stare sul treno del potere e della politica. Però su Roma la cosa che mi permettevi di segnalare è questa. I 5 Stelle purtroppo si sta dimostrando, come tutti i partiti populisti, come un taxi della politica e che vive dentro una contraddizione. La politica anticasta ha svuotato di significato la politica. La politica è diventata un qualcosa di vuoto, non è più legittimata a fare nulla, e quando c'è la politica vuota gli spazi vuoti non rimangono, e quegli spazi vuoti vengono presi da qualcuno. In questo caso a Roma sono stati presi da tutti coloro che in un modo o in un altro hanno provato a commissariare legalmente o illegalmente il sindaco della capitale d'Italia. Direttore Cerasa, prima di salutarci facciamo un salto negli Stati Uniti, perché la vicenda dei bambini e delle gabbie è qualcosa che è destinata a essere ricordata nel tempo, al di là della precipitosa marcia indietro adesso di Trump, letteralmente travolto dalla sua stessa opinione pubblica. Poi nella sostanza in effetti non cambierà neanche tantissimo, ma quello che le volevo chiedere è questo: l'uso delle parole e in generale l'aria che respiriamo, perché basta chiunque di noi fare un banalissimo commento su dei bambini in gabbia per sentirsi raggiungere da epiteti pazzeschi, ai limiti della querela. A me frega poco delle offese che può ricevere X o Y o io stesso. Il problema è che la gente comincia a usare senza riflettere qualsiasi tipo di espressione. Ci diamo una calmata? Sì, direi che darci una calmata è la parola, è l'espressione giusta, anche perché non si capisce spesso che la politica è fatta anche di linguaggio. Il linguaggio che può essere vuoto, che può essere apprezzabile o non apprezzabile, ha una conseguenza anche se a costo zero, anche se non produce nulla. Diciamo, l'America ha la fortuna di avere un sistema tale che poi riesce a contenere anche le frenesie populiste. Ha un sistema fatto da partiti che funzionano, un sistema istituzionale che funziona, dei contrappesi che funzionano e che naturalmente poi danno la possibilità al Presidente degli Stati Uniti di agire secondo le sue prerogative, quindi dipende dalle decisioni, ma poi spesso quelle decisioni un po' paste, diciamo così, vengono mitigate perché c'è un sistema che le contiene, e alla fine, se non ricordo male, il numero di immigrati irregolari che sono stati espulsi o tenuti fuori dall'America nell'era di Trump grosso modo è simile a quello che era nell'era Obama. Il problema però è quando i partiti antisistema non si rendono conto che le loro parole, il loro linguaggio un po' folcloristico o un po' spropositato ha una conseguenza, e ha conseguenze sia per l'immagine del paese, sia per la credibilità di un paese, sia, cosa che non c'entra con i migranti ma c'entra con un altro settore, quello finanziario, sia per l'affidabilità che un paese dà rispetto a coloro che ogni giorno devono investire o scegliere se investire nel nostro paese. Il linguaggio è
una parte fondamentale della politica, e farlo e utilizzarlo come se fosse un'icona del cestino del computer è un qualcosa di pericoloso e sbagliato. Grazie a Claudio Cerasa, direttore del Foglio, per essere stato con noi. Sappiamo che sta partendo per un viaggio, quindi buon viaggio e ci sentiamo la prossima volta. A proposito, sì. Lei gli avranno detto, io sono napoletano, direttore, sa che il suo cognome sono le ciliegie in napoletano? Lei lo sa ma questo? Io mi firmo con la e lui si firma così. Con le ciliegine. Con le ciliegine. Sì. Ah, che bello. La ciliegia è proprio la firma di Claudio Cerasa, che fa uno dei giornali più belli d'Italia. Cerasa. A presto naturalmente. Arrivederci. Grazie a Claudio Cerasa. Ma non sapevo questa delle ciliegine. Molto carina delle sempre ciliegine. Sempre si firma con la ciliegia. Vedi proprio sul giornale. Diaco, come ti firmeresti tu se fossi un frutto? Se fossi un frutto? Sì, Pierluigi Diaco, e con che figurina? Cosa ci mettiamo? È una bella domanda questa. Posso dirti con una pesca? Bello, una pesca mi piace. Per tanti motivi, ovviamente. Io un melone bianco. Che esagerato.